con il numero 59 Daniel Oberholzer, 25 Tommy Hiddenhoff. Fischio d'apertura, è iniziato il derby d'Alto Adige, semifinale di Coppa Italia. Marcatura, la palla dentro per Endri Tiballi, primo gol della partita dopo 3 minuti e 20. La palla per Udovičić che rischia in qualche modo di perderla, poi Dejan Turković che vede lo spazio e immediatamente va a colpire. 2 minuti. In realtà conducendo questo livello. Pandžić deve tirare la palla larga sulla sirena, arriva il tiro ed il gol valido di Parisato. Si muove Turković, l'elevazione di Dejan Turković, Pandžić che chiude sulla... Un tiro, un gol, poi di fatto impalpabile. Non è impalpabile invece De Oliveira. Il sottomano, palla tra le gambe di Nungovic, rete da parte di Brixen che può valere il pari, la palla dentro ed eccolo qua il pareggio che rimette tutto in equilibrio, incredibile rimonta di Brixen. Di Giulio c'è il lavoro in uno contro uno, il tiro ed il gol, la rete da parte di Pandžić, deve ripiegare, c'è ancora tempo per Cagnete che può andare all'attacco in uno contro uno, dentro per Tiballi, rete, è partita, rete di Endri Tiballi, pazzesco al play-all di Riccione, pazzesco, para Volarevic, l'intervento di Mate Volarevic che viene colpito, tra l'altro finisce a terra, Stefano Arcieri per portare in finale il Brixen, ed eccolo qua, il gol della vittoria, il Brixen batte il Bolzano in semifinale di Coppa Italia ai tiri dei 7 metri dopo il 25-25, finisce 29-28, il Brixen batte il Bolzano e va in finale.